Il mistero delle luci rosse della valle Lero. Gli anni qui sono molti testimoni che avrebbero avvistato sfere di luce. C'è chi addirittura avrebbe visto nella zona degli esseri verdi, con sembianze umanoidi che salivano alcune rocce della zona. Tali avvistamenti risalgono addirittura al Medioevo. E tali attività venivano prese come eventi sovrannaturali, streghe e demoni che avrebbero abitato quel posto. Un avvistamento sempre locale risale all'aprile del 1982, quando un allevatore, verso le 4 del mattino, vide un disco volante a 40-30 metri sopra la sua testa. Emanava un forte colore rosso. Anche nel 1994 ci furono testimoni che raccontarono di aver visto un grande disco rosso volare nel cielo. E gli avvistamenti poi si sono susseguiti col passare del tempo. Qualcuno ha ipotizzato che nella zona ci sia una sorta di base extraterrestre, vista la frequenza con cui si avvistano queste anomalie di oggetti volanti non identificati.